Wow. Guarda qua, cacche di boh, capriolo forse. Abbiamo avuto ospiti questa sera, Sherry. No, ma io sto male. No, vabbè. Guarda che colori. Ma che roba. Sherry, ma dove cazzo siamo? Guarda che colori. Guarda che roba. No, vabbè. Wow, buongiorno. Sapevo che avrebbe fatto bello, ma non mi sarei aspettato questo meteo. Ci ho messo un pochettino di più a svegliarmi perché oggi è Natale. Buon Natale a tutti, anche se credo poco nelle feste così, però buon Natale. E ma che roba? Ma che roba? Wow. Sherry, buon Natale! Allora, Sherry si è appena rotolata qua e ci sono molte tracce, c'è quasi una buca. È possibile che sia il punto in cui, boh, magari è venuto a dormirci un capriolo? Sherry? Odore di wild, senti? Anche perché sì, questa mattina ho trovato un sacco di tracce, tutte queste sono tracce, presumo, di capriolo, e poi le cacchine qua. Trovo che sia molto bello quando capisci che hai avuto ospiti, quando in realtà siamo noi, siamo stati noi gli ospiti. Guardate qua che traccia. Tu, 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 tu. E vabbè, questo è il setup di ieri. Ho fatto il braciere naturale per il fuoco, per coprire un po' dal vento, ed è il miglior sistema che mi piace utilizzare qui al nord, dove c'è neve. Eccoci, allora sono le 12:32, fra circa un'ora sarà buio totale. Il cielo, ci sono un po' di nuvole, ma è abbastanza libero, molto più rispetto a ieri, quindi dita incrociate per stasera. Adesso andiamo verso, non lo so. Allora, appena visto delle renne a bordo strada e 2 chilometri fa ho visto sulla destra un movimento di corvi, non capivo. Ho guardato, c'erano dei peli, c'era una carcassa di animale, probabilmente una renna, non credo un alce perché non mi sembrava così grande. Avrei voluto fermarmi, ma era troppo pericoloso farlo perché era un po' in mezzo, cioè non c'era un'area di sosta e fermarsi qui in mezzo alla strada non è proprio consigliabile, ecco. Però sì, in ogni caso
presumo che sia stato un animale investito perché era lì proprio a bordo strada. E questo per ricordarsi ancora una volta che qui bisogna fare super mega attenzione. Minchia, lui quanto è grosso. Ma che cazzo è? Madonna, ma che bestia è? Ma col cazzo che lo supero lui. Mi sembrava che l'aria fosse frizzantina e che non ci fosse un meno 7. E infatti c'è meno 14 in questo momento. Le temperature cominciano a farsi interessanti, sicuramente meglio del meno 4 di questa mattina. Probabilmente tra Bisco e Kiruna c'è differenza, non so perché, o forse perché sta diventando buio. Mezzi molesti, sono dei mezzi che puliscono le strade che fanno veramente paura. Io non sono grande esperto a riguardo, però ogni volta che vedo camion, trattori, macchina uscita fuori strada, impazzisco, cioè mi piace proprio vedere questi mezzi al lavoro che spalano questa neve come se fosse il nulla, tirano tonnellate di neve come se nulla fosse. Comunque, quando fa freddo lo si nota in fretta perché il finestrino si ghiaccia, e inoltre stava iniziando a ghiacciarsi anche qui in alto, stavano iniziando a formarsi i cristalli, e infatti ho attivato ho messo l'aria calda da davanti. E dai che questa sera è buona. Ho visto le previsioni, danno un aumento delle nuvole, però ci voglio credere, cazzo, c'è un meteo veramente incredibile. Mi dispiacerebbe, mi farebbe veramente dire tante parolacce se arrivassero le nuvole, perché guardate che roba che c'è. Cioè è tutto pulito, è una roba, non c'è una nuvola, ma non una. Cioè è tutto perfetto. Le previsioni dell'Aurora sono ottime. Il cielo è pulito e questa sera voglio farmi una cazzo di margherita spaziale sotto l'Aurora. Allora, sono arrivato adesso a Kiruna. Questa è la montagnetta, insomma non è altissima, sarà meno di 200 metri di dislivello, la montagnetta di Kiruna, sopra la quale tra l'altro si scia. In questo momento mi pare che gli impianti siano chiusi. Credo che oggi siano aperti come tutti gli altri giorni, di pomeriggio tardi barra sera, perché queste località vivono praticamente di locali e quindi aprono solamente la sera, perché la gente va a lavoro. Magari oggi sono chiusi perché vabbè, oggi è Natale, ma è un discorso a parte. La gente lavora e poi la sera invece di farsi, boh, alcuni vanno in palestra e altri vanno, dove devo andare qua, non lo so, e altri vanno a farsi due curve o vanno nello snowpark, perché qui, come anche in Norvegia, qualsiasi località sciistica, anche le più piccole, hanno dei bellissimi snowpark. Sono molto gasati coi salti, coi rail, coi tubi e tutto, e quindi anche le località più piccole hanno delle strutture, dei salti fatti davvero davvero bene. Visto che sono qua, vado al QK Kuwait, che è uno dei distributori che insieme al Circle K ha il Vattenluft, quindi aria e acqua. Hanno dei gabbiotti riscaldati, quindi anche a meno 30 si può fare il carico dell'acqua. Questa è una delle cose più belle per quanto riguarda il viaggiare in camper della Svezia, che rispetto alla Norvegia offre. E capite che l'acqua per noi, per ogni persona è un bene primario, però in van, in camper non è facile da trovare. E in Svezia invece si trova molto facilmente, anche in Finlandia devo dire. La Norvegia invece è quella dove si fatica un po' di più, si trova però bisogna già sclerare un pochettino. Allora, in questo momento c'è meno 10, sono al Kuwait, che solitamente ha l'acqua, vediamo se funziona. Io non so perché, ma si trovano sempre degli svedesi che gonfiano le gomme, perché qua c'è il Vattenluft, ovvero aria e acqua. E boh, magari è solo un caso, però si trova sempre qualcuno che gonfia le gomme. Boh, forse perché col freddo perdono più pressione, non lo so. Comunque questa è la luce che c'è alle 13:37. Sì. Funziona l'acqua.
funziona e magari è anche calda. E voi direte, come fa a funzionare? Praticamente questi gabbiotti sono riscaldati. Allora, tra l'altro, il coso è ghiacciato, il bocchettone del carico, ed è ghiacciato pure tutto qua. Quindi voi direte, come fai a caricare? E niente, ho attivato la... come si chiama? Avete capito? Per caricare la resistenza, non mi viene al termine. Voilà, top. Qui si era formato un pezzettino di ghiaccio. Adesso la resistenza è accesa. Sì, direi che si sente che sta lavorando. Ovviamente in questi casi avrei dovuto accenderla un po' prima. Cioè, io so che devo arrivare in un posto, l'accendo 10 minuti prima, così quando arrivo è scongelato il tappo e via. Altrimenti aspetto un pochettino e non ho grossa fretta, ecco. L'acqua è fredda. Congelata, tra l'altro tutta l'acqua che sta uscendo adesso si ghiaccerà. Qui sarà un pezzo di ghiaccio unico nel giro di 2 minuti. Altro, guarda che belli volvoni. Spettacolo. Come avevo detto, qui è tutto ghiacciato. Questa è l'acqua che è uscita, si è ghiacciata in un attimo. Qui sicuramente l'acqua uscirà leggermente qua, anche se c'è una guarnizione. Questo farà ghiacciare tutto il tappo, ma a me non me ne frega un cazzo, perché poi attivo le resistenze. Tra l'altro qui uno può gonfiare le gomme sia con il tubo direttamente, ah che bel calore che arriva, oppure con questi cosi qua che si ricaricano d'aria, e tipo sono dei mini compressori credo, e tu che ne so te lo porti fino là, così se qua è pieno anche 2 o 3 persone insieme riescono a gonfiare le gomme. Qui c'è l'affare che ti dice a quanto gonfiarle. Vabbè, ovviamente è tutto gratuito. Dall'altro canto, la cosa negativa è che il gasolio... Dove cazzo è? L'ho letto prima. Il gasolio costa 23,69 corone. SEK, euro, SEK sono le corone svedesi. 0,089, quindi dovrebbe essere un po' meno del... 23,69 saranno 2,20 euro e qualcosa. 0,69... Ah no, 2,11 euro. 2,11 euro, dai. Non che sia poco, ma comunque accettabile. Perché sennò qui non ci si fa rispettare. È vero che spengono le luci non 10 secondi dopo, però comunque spengono sempre le luci dopo che le spengo io. Quindi, visto che questa roba dà abbastanza fastidio, direi che il sistema è quello di spegnere le luci dopo che le spengono loro. Così ci si fa rispettare. Buonasera, allora sono le... adesso vi dico, sono le 14:36, c'è meno 11, fa freschino. L'idea è, vabbè, prima di tutto andare a scaldarsi all'interno del Ducatone, poi di impastare, anche se, vabbè, 15-25 ore di lievitazione a temperatura 20-21 gradi, sì dai, potrebbe già essere buono, anche se avrei dovuto fare una lievitazione di 24 ore, ma non ho voglia di aspettare. Stasera voglio la pizza sotto l'aurora, cazzo, e la faremo, ok? C'è una luce pazzesca
è tutto blu, il cielo è super pulito, purtroppo le previsioni danno qualche nuvola in arrivo, ma noi ci crediamo, sappiamo che il nord è così, sappiamo che al nord bisogna crederci e vediamo come va. In questo parcheggio avevo già dormito 2 anni fa, si era parcheggiato vicino a me un camion con due motorhome giganteschi e boom, direi che va tutto bene, il mio nasino è già freddo, è già rosso. Che figata essere qua. Per quanto io abbia acquistato l'isolante nuovo, devo dire che il parere per quanto mi riguarda è negativo, assolutamente. Cioè, finché non nevica va bene, sicuramente è spesso, sicuramente, indubbiamente, qualunque mente... Sherry, vieni qua! Sherry isola di più di quello che ho ora, però quello che ho ora, se si bagna, a parte che l'ho pagato 15 euro e se si bagna va bene, e lo metto in bagno, non occupa tanto spazio, si asciuga prima. L'altro, purtroppo, avendolo usato anche durante delle nevicate, come giusto che sia, perché comunque l'isolante deve isolare sempre, quando fa meno 3 e nevica, quando fa meno 15 e non nevica, quando fa meno 20 e nevica, deve isolare sempre, però mi aspettavo che non si bagnasse così tanto. In realtà, avendo tanto materiale, dentro si è inzuppato tutto, e anche lasciandolo un giorno completo nel bagno, creando non pochi disagi, perché il mio bagno non è quello di una suite imperiale, cioè se c'è l'oscurante dentro non puoi fare nulla. Comunque non sono riuscito ad asciugarlo, quindi boh, scriverò a questa azienda che li produce e chiederò, magari ho sbagliato qualcosa io, può essere, forse perché lo appoggiavo per terra per piegarlo, però è anche vero che cosa faccio, un isolante così bisogna chiuderlo bene, altrimenti occupa veramente troppo spazio. E quindi lo appoggiavo per terra e lo arrotolavo. Era sulla neve, non era sull'acqua. Forse la neve che rimaneva lì si scioglieva all'interno e poi ha bagnato tutto, non lo so. Fatto sta che, per il mio modestissimo parere, per il mio utilizzo, quello che ho è più che sufficiente. Anzi, è anche meglio. Sicuramente quello che ho ora, che è un semplice isolante da auto comprato su Amazon a 20 euro, 15 euro e poi modificato per attaccarlo meglio, non isolerà così bene, però fa il suo lavoro. E il suo lavoro qual è? Un minimo isolare, anche se non è spesso, quindi isolerà sicuramente poco, ma la cosa migliore è che non si formi la condensa, quindi basta. Alla fine avevate ragione, un oscurante fatto come si deve fa la differenza, perché a meno 20 comunque si sentiva che non entrava freddo da davanti, però se poi dall'altro lato ce l'hai sempre bagnato, capite che diventa ingestibile. Cioè, o uno ha un garage gigante con un mansardato con 2 metri di garage, lo lasci sotto mezzo aperto e si riscalda, o se no sul furgonato direi che per me... bocciato. Poi ditemi la vostra, magari ho sbagliato qualcosa io a utilizzarlo, però anche piegarlo, come fai a piegarlo senza appoggiarlo per terra? Comunque, niente, adesso vado a lavoricchiare un po', stanno uscendo le prime stelle, il cielo mi sembra perfettamente limpido, quindi bisogna solo aspettare che arrivi la Dama Verde, sperando che arrivi, e boom, il mio nasino è già tutto rosso, e vi aggiorno più tardi. Ciao raga!